Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Come ogni ritorno di vlog, mi sembra stranissimo filmare così, ma ci siamo. A parte il caldo torrido, che si può notare dalla mia acconciatura e tutte cose, ci siamo. Oggi volevo cercare più che altro, ecco, di riprendere un po' i vlog. Quest'estate è stata un po' così, diciamo, di transizione in tutti i sensi, perché dovevo partire, poi alla fine non siamo più partiti e quindi io sono rimasta così, come un cecio, senza che mi sono organizzata chissà quali cose, perché sapete che il mare non mi piace, abbronzarmi non mi piace, che fai d'estate? Ce n'è che c'è tante cose. E quindi insomma sto cercando di fare quello che posso. Ieri sono andata in piscina, tra l'altro mi sono anche ustionata la schiena. Adesso vi faccio vedere. Così intravedete il disagio. Mentre qui c'è un cagnolino che fa le sue ninne consuete, anche se si è appena svegliata. E qui, c'è in corso una spedizione pacchetti. Anche se allora questa era la spedizione pacchetti, mentre questi mi sono arrivati adesso. Infatti ve li volevo far vedere, perché sapete che colleziono i pop e ne ho insomma parecchi. Però cosa è successo? Sempre perché quest'estate ho avuto più tempo del previsto, mi sono detta: questa situazione Funko Pop sta un po' sfuggendo di mano, perché magari cominciavo a prendere anche i pezzi che non mi interessavano particolarmente e che comunque facevano parte di un'inerente collezione, quindi dovevo completare questa collezione. Stava diventando un po' pesantina, appunto. Quindi mi sono detta: adesso ti metti, fai una cernita, sono stata tipo 2 o 3 giorni e ho tolto tutti quelli che non mi interessano come collezione o magari anche come pop, quindi ho tenuto praticamente quasi tutti quelli della Disney che sono messi qua, alcuni delle serie TV di The 100, American Horror Story, alcuni Marvel e DC e logicamente tutti quelli di Game of Thrones che ho messo tutti da questa parte perché non li venderò mai, 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 mai. Idem per quelli di Harry Potter, anche se alcuni pezzi li ho venduti perché magari non mi interessavano particolarmente o erano dei personaggi che appunto così, o magari di uno stesso personaggio avevo più di un pezzo, quindi ho diciamo rivoluzionato un po'. E gli altri li sto vendendo, quindi se vi interessa ce ne sono tantissimi che ho messo in vendita, tra cui tutti quelli che vedete là sopra l'armadio. E aspettate che vi faccio vedere anche questo lato, tutti questi qua, perché qui sopra, beh, ci ho lasciato solo i Movie Moments, quelli un po' più grandi. Quindi se collezionate i Funko, volete fare dei regali a qualcuno a cui piacciono, io su Depop li ho messi tutti. Li trovate davvero tutti, quelli che appunto sono rimasti. Quindi vi lascio il link qua sotto. Come vedete appunto stavo impacchettando un pacchettino. Ci metto tanta 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 cura, perché so quanto è brutto ricevere un po' tutto sgangherato. Quindi io faccio del mio meglio. Poi spedizione con Poste Italiane, insomma. Lì su Depop c'è scritto tutto. Se vi interessa vi lascio appunto il link. In più vi volevo far vedere quelli che mi sono arrivati proprio freschi freschi oggi da Pop in a Box. Sto aspettando ancora quelli che ho preso io della Sirenetta, della nuova Wave. Sarebbe questa qui, vedete, rosa. Infatti due mi sono già arrivati, che sono Ariel e il Principe Eric singoli. Poi vabbè, c'era questo di qualche tempo fa, che è il mio pezzo più costoso e affezionato. Mi manca la cara Ursulina, la versione nuova con le murene qui. E appunto stamattina mi sono arrivati Bo Peep di Toy Story 4, tra l'altro molto 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 carina, The Flash, solo che mi è arrivato doppio. Poi di Modern Family ne ho presi un bel po', che è un'altra delle mie serie preferite. Qui abbiamo una coppia, Jay con Stella e Gloria. Qui invece abbiamo Phil e Claire. E poi questo qui è il pack da due di Cam e Mitch, che sono assolutamente i miei preferiti, senza nulla togliere agli altri, e sono stupendi. Tra l'altro, il team di Pop in a Box mi ha dato un sacco di codici sconto, quindi vi lascio anche quelli qua sotto nell'info box, sia per gli acquisti di Pop singoli, sia per gli acquisti degli abbonamenti, perché questo sito Pop in a Box offre anche la possibilità di abbonamenti, quindi ogni mese, poi ci sono diverse categorie, potete scegliere quanti pop farvi arrivare e scegliete proprio voi quale vorreste tra tutti quelli che ci sono. Quindi è davvero figo, cioè se siete appassionati all'argomento, non ci sono solo pop, logicamente ci sono anche zaini, le figures, quelle piccoline, le rock candy, insomma tutto il mondo Funko. Sto impacchettando un pacchetto, se riesco lo vado a spedire direttamente oggi, ma penso di riuscirci. Unico problema è che oggi mi sono svegliata un pochino tardi, infatti sono già le 11:30. Io dovrei anche andare in palestra, dico dovrei perché oggi pomeriggio devo andare al centro di Roma.
Roma, specialmente alla Rinascente, con due mie amiche perché devo accompagnarla a farsi il suo autoregalo. Quindi shopping dopo non sapete neanche quanto tempo. Questo mese mi sono data al risparmio più totale, cioè ho comprato giusto proprio il minimo indispensabile, ma seriamente parlando il minimo indispensabile. Quindi nulla di make up, nulla di vestiti. Poi vestiti, guardate, ho un momento di blocco totale. Non voglio comprare vestiti, sapete che le scarpe sono il mio feticcio, quindi quello alzo le mani, non prometto nulla. Ma i vestiti, quando appunto finirò di mettere a posto e di avere un po' più di spazio in camera, metterò a posto anche l'armadio, perché è un casino. Infatti vi faccio vedere anche qua sopra, la situazione è migliorata. Ho tolto un sacco di roba che prima avevo in eccesso dai cassetti, infatti poi vi girerò una collezione make up aggiornata. Questo è un blog così di notizie, vi sto sommergendo di cose. E appunto ho messo un po' a posto qua sopra. Qui ci sono tutti i miei gloss che tra l'altro state continuando ad acquistare, e anche di questo trovate il link qua sotto se volete provarli e non avete ancora avuto modo. Mentre vi do un piccolo spoiler, avendo liberato questa mensolina da tutto quello che era appunto pop, ho avuto modo di mettere un sacco di cosine. Quindi sono felice di essermi data al togliere cose in eccesso, perché poi quando non sai che fare ti metti a fare qualcosa, no? Detto ciò, io per ora vi ho detto tutto, penso proprio di sì. Quindi sistemo un pochino, perché vedete il letto un po' così, e ci risentiamo più tardi. Per pranzo, avocado. Questo qui è bello maturo ed è il mio preferito, quello con la buccia così ruvida. Questo è il mio pollo che io mi sono tagliata, poi ho messo nel congelatore, quindi si è scongelato. E adesso troviamo un modo poi di assemblare tutto, magari con qualche pomodorino. Tarà! Ecco tutto pronto. Gallettine e via. Sì, certo che voglio che tu... Mi sono fatta un mini make up giusto per stare un po' sistemata, quindi un po' di mascara, correttore sfumato col pennello giusto nella zona occhiaia, sopraccigliette, anche se forse una l'ho fatta un po' più spessa. Io vedete mi misuro in base all'occhiale, vedete questa c'ha meno spazio, questa ne ha di più, quindi adesso andrò a sistemare. Quasi pronta per uscire, prima appunto passerò in posta, poi vado alla metro, quindi direi che mi do una mossa perché sono quasi le 3:30. Outfit di oggi, super sporty look. L'unico problema è che questa maglia non è stirata, quindi vado in giro con un po' di pieghe, però dettagli. Ho messo le Vans. Eccoci qui da Rinascente. Ciao Giorgia 1, ciao Giorgia 2. Che poi in realtà io vorrei provarmi Alexander McQueen. Anche la mia amica se le deve provare. Lei è venuta per solidarietà. E niente, quindi vedremo. Pensavamo di fare Baldoria, in realtà non ci sta niente di particolarmente carinello. Tra l'altro mi sono presa un magnum di quelli che ti fanno l'acqua a granola, non l'abbiamo fatto in tempo a riprenderlo che era già qui, quindi niente, neanche quello l'avete visto. Ecco il nostro shopping. Da Sephora ho preso tutte maschere, bottiglietta d'acqua e si vola. Eccola la VIP. E adesso camminiamo. Ho fatto il ritorno nel mio abitacolo, sono morta. Cioè, se non mi faccio una doccia immediatamente muoio. Abbiamo camminato tantissimo, abbiamo fatto tipo 10 km, una cosa assurda. Infatti al ritorno abbiamo preso il taxi per un pezzetto. Abbiamo pagato infatti tipo 2 euro per uno, intendo, quindi era 6 euro. Detto ciò, dopo vabbè vi faccio vedere le cosine che ho preso. Adesso torno a casa, anche perché si sono fatte le 8. Ho già mezza cena pronta, rimasugli del pranzo, cose. Quindi di nuovo avocado, questi giorni diventerò un avocado. E basta, that's it, doccia al volo subito ora. A parte il caldo insopportabile che c'è ancora adesso, cioè vi giuro è impressionante, ma non mi voglio lamentare solo del caldo. Vi faccio vedere le cosine che ho preso, sono giusto 2-3 cosine, eh. Non mi sono data alla pazza gioiola, questa è la bottiglietta d'acqua di sopravvivenza. Poi da The Zenith ho preso questi pantaloncini che mi sembravano particolari, questo è il biglietto della metro, perché sono dei pantaloncini ma non sono corti, invece appunto io non li metto, ho un po' di pelle in eccesso, mi strusciano le coscette, tutte queste cose, molto felici, e ho detto proviamo questa versione che appunto è più lunga. Vi faccio leggere anche il codice se magari vi interessa. Ho preso un M perché comunque sono abbastanza larghetti. Mentre da Sephora, allora, mi hanno dato come campioncini questo profumo qua, Idol di Lancome,
E questa è stata ottima, direi, come campioncino, perché è una maschera all'argilla. Questa è quella detossinante e ossigenante. Poi mi ha regalato questa, la mia ennesima pochette, perché ne ho poche. E poi vedete, tutta skincare. Ho preso questi cerottini per i punti neri, perché ne ho sentito parlare bene. E quindi ho preso le confezioni da 3, che vengono 6,90, e invece i singoli vengono 2,90. Quindi diciamo che ho risparmiato 1 euro a confezione. Poi ho ripreso questo qui, che è il mio siero seccabrufoli, che ogni volta che ce l'ho nelle stories di Instagram me lo chiedete, se magari mette a fuoco. Eccolo qui, la drying lotion di Mario Badescu. Costa un po', ma ne vale la pena, questi sono 19 euro. Poi ho preso queste due, che sono sempre delle maschere di Sephora, che non avevo mai visto in questi tubetti qua, quindi ho detto proviamole. Questa qui è la canapa, ed è una maschera mousse anti-blemish, quindi anti-rossore. Poi c'è questa, che invece ha un'azione peeling, che è skin perfecting, quindi perfezionatrice di pelle, una roba simile. Quindi proveremo. E basta, insomma, questo è stato il mio mini shopping. Poi avete visto qua il casino che c'è, perché mi sto tenendo un po' gli scatoloni di media dimensione che mi arrivano, così appunto per chi ordina i pop magari ne ordina più di uno, perché si può fare anche più di uno e poi si paga una spedizione unica, almeno ce li ho. Anzi, tra l'altro, vi ripeto, trovate il link qua sotto se appunto siete interessati, volete vedere quelli che ho messo su Depop. Tra l'altro vi do un aggiornamento della mia schiena, perché stasera me la sentivo super accaldata e che mi pizzicava quasi, quindi ho detto oddio, sono tornata prima e mi sono vista delirio. Cioè, morta, mi sento male. Io non lo so se rende fucsia. Sconvolgente. Sto finendo con l'aloe, mi sto mettendo questa qui, che ha preso mia sorella a Los Angeles, però si trova anche qua. Anche se in realtà ci sarebbe questa, che è quasi il 100%, quindi non lo saccio mica. E invece sul resto del corpo non ustionato ho messo questa qui, che è la nuova linea per il corpo dell'aloe di Hello Body. Fighissima, questa da paura. Però logicamente, insomma, penso che abbia meno aloe all'interno, o comunque mischiato ad altri ingredienti, mentre questo è solamente gel. Adesso mi vado a fare un impacco alla schiena e mi strucco, mi faccio la doccia e tutte queste cose. Io vi do direttamente la buonanotte qua. Questo appunto è stato un vlog di ricognizione generale, vi ho detto un po' di cose. Poi appunto fuori ho vloggato poco, perché tra una cosa e l'altra, apri la borsa, stai attenta. Ho detto vabbè, ho ripreso quando ho potuto. Quindi spero comunque a voi abbiate apprezzato, e soprattutto che abbiate oppure state passando o dovrete passare delle belle vacanze. Fatelo anche per me in ogni caso. E se vi è piaciuto il video, pollicino in su, iscrivetevi se ancora non siete, perché a settembre ritorniamo più forti di prima, diciamo così. Tenete duro, un bacione.